Franco Purini, architetto. Con la scomparsa di Paolo Portoghesi finisce una stagione straordinaria dell'architettura italiana. È una morte che quindi apre anche prospettive nuove nelle quali l'eredità di Paolo Portoghesi sarà fondamentale, perché nel suo insegnamento, nella sua ricerca, nelle sue opere, nei suoi scritti c'è tanto, diciamo, c'è una visione straordinaria di ciò che potrebbe essere il nostro futuro, e quindi aspettiamo che questo lascito cominci ad avere i suoi risultati, che saranno straordinari se la cultura romana nazionale e internazionale lo ascolteranno. Franco Purini, architetto. Roma non a caso è la città eterna, è una città che ha una grande difficoltà a modificarsi, a evolversi, e quindi si attarda certe volte per decenni in una forma che poi non corrisponde alla condizione che sta vivendo. Io mi auguro che nei prossimi anni questo blocco che Roma si assegna, questa stabilità, questa incapacità di seguire ciò che diciamo dovrebbe essere realizzato, si annulli e Roma possa fare confronti a pari merito con altre grandi metropoli del mondo. Credo che dipenda molto dagli architetti, molto dalla cultura, molti anche dagli abitanti di questa città che soffrono per tutta una serie di motivi, ma che dovrebbero superare questo momento di sofferenza e dare una mano, spingere perché Roma cominci di nuovo a evolvere. Franco Purini, credo che nei prossimi anni gli architetti italiani rivedranno il loro ruolo, perché da una parte preme un ambientalismo totalizzante che sta concentrando tutte le energie e anche le visioni creative degli architetti verso un solo obiettivo, e quindi dovranno in realtà recuperare la complessità dell'abitare in tutte le sue espressioni. E dall'altro cercare di non essere semplicemente esecutori di cose che vogliono i loro committenti, ma essere capaci anche di proporre alla comunità una serie di trasformazioni fondamentali senza le quali il nostro paese, la nostra città, la nostra cultura rimarranno sempre ferme, in qualche modo incapaci di corrispondere alle aspettative che si hanno per il futuro.